Tornare ad abitare le cosiddette terre alte sull'onda di un cambiamento sociale ed epocale in perfetta sintonia con quello che è oramai un imperativo, un percorso obbligato, il rispetto dell'ambiente. Individuare insieme le conoscenze indispensabili per permettere alle giovani generazioni, perché è su di loro che bisogna innanzitutto poter puntare, di abitare in qualità e consapevolezza queste terre, predisponendo percorsi di studio e lavoro specifici e condivisi con il mondo della ricerca. Tutto questo è possibile attualizzando un percorso a ritroso rispetto a quello che segnò l'abbandono di queste terre alpine a causa della carenza di lavoro e che provocò un esodo verso le città. La giornata di studio organizzata a Polaggia, frazione di Berbenno per lo scorso sabato, è dedicata al ripopolamento delle sue corti a coronamento di 3 anni di lavori messi in atto dall'Università di Bergamo e dal Politecnico di Milano, nell'ambito del progetto Le radici di un'identità, realizzato in collaborazione tra Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. La mattina è stato fatto un focus principale riguardo l'abitato, l'architettura e l'urbanistica, nel pomeriggio sul recupero dei terrazzamenti. Questo perché la frazione di Polaggia, che abbiamo scelto 3 anni fa come oggetto dello studio, si caratterizza per questa compenetrazione tra la parte dell'abitato e la parte dei terrazzamenti. Un territorio che negli ultimi 3 anni ha visto una serie di trasferte di docenti e studenti appartenenti ai 2 atenei coordinate dalla dottoressa Rita Pezzola, direttore scientifico del progetto Le radici di un'identità, progetto che a più vasto raggio ha coinvolto un totale di ben 6 università, impegnate nella riscoperta di un'area alpina per buona parte sconosciuta, ma che mantiene in sé radici che affondano nel substrato della preistoria, attraversando un medioevo qui così particolarmente prolifico. Un progetto al quale il Comune di Berbenno ha chiesto di poter partecipare attraverso lo studio di possibili ipotesi di ripopolamento e di valorizzazione dei centri storici del proprio territorio. Tra questi, quello di Polaggia, primo per vastità della propria area, ma con il triste primato di abbandono della popolazione. Sono importanti esempi di abbandono e il progetto, tramite il Politecnico di Milano e l'Università di Bergamo, vuole cercare di portare delle idee, delle soluzioni che poi finiscano in opere pubbliche piuttosto che in strumenti urbanistici, e anche in consapevolezza, facendo crescere la consapevolezza delle persone, e portino a un riavitare, come dice il tema di oggi, le corti di Polaggia, ma tutto l'abitato. È uno sforzo difficile che necessita di investimenti e di un cambio di mentalità anche da parte della popolazione e dei proprietari delle tante abitazioni che ci sono nel nostro centro storico, che è molto vasto ma ha delle ricchezze incredibili.